È stato veramente un piacere per me poter partecipare a questo bellissimo evento in questa location da sogno, perché non sembra, ma siamo veramente in un ospedale, e partecipando con le mie opere a questo progetto, La cura si fa arte, curarsi con l'arte, è una cosa reale. Io ho potuto sperimentare su me stessa durante il mio difficile percorso chemioterapico. Ho iniziato a creare questo tipo di sculture. Provengono da oggetti di materiali vari destinati ad essere gettati, un po' come ero io nel periodo della malattia, che forse ero destinata a finire, e invece, grazie alle cure, sembrerebbe che io sia riuscita a salvarmi, e così mi sono illusa di voler dare vita e creare qualcosa di bello con degli oggetti destinati alla fine. E quindi con l'arte sono riuscita a curarmi in un certo senso. Se è vero che la cura si fa arte, è anche vero che dentro di noi, dentro tutti noi, c'è una forte creatività. Dobbiamo solo cercare di riscoprirla. Per me la grande occasione, sembra un paradosso, ma è stata la malattia, le cure lunghissime che mi hanno allontanata dal mio lavoro e da quella che era la mia vita. Avevo una vita molto movimentata e dinamica, essere costretta a restare ferma, a restare in casa, e quindi ho cercato dentro di me la speranza e l'ho trovata nell'arte. Nell'arte ho trovato una soluzione, e proprio come gli oggetti che avrebbero dovuto andare a morire, nello stesso periodo anch'io rinascevo con le cure, e quindi ho voluto che le cose seguissero il mio stesso percorso.